Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video in collaborazione con il gruppo Facebook The Colors of YouTube. Vi lascio come al solito in info box link dei canali che partecipano alla collaborazione, vi invito ad andare a vedere anche i loro video e vi lascio anche il link del gruppo Facebook. Questa volta abbiamo pensato di farvi vedere i nostri prodotti per la vita, quindi il titolo del video è I miei prodotti per la vita Beauty. Quindi tutti quei prodotti che noi abbiamo scelto e che utilizziamo sempre perché sono proprio i nostri prodotti top, quindi quelli che in assoluto noi preferiamo e che quindi sono diventati prodotti per la vita. Io ovviamente ne ho dovuto selezionare qualcuno perché ne avevo molti di più. Ci sono tantissimi prodotti che io utilizzo, che compro sempre e sono affezionata comunque a quelli, però ho fatto una piccola selezione per non fare un video troppo lungo. Ho selezionato qualcosina di make-up, qualcosina per viso e mani e anche un paio di prodotti per capelli, perché quando si parla di beauty, secondo me ci sono anche i capelli. Io ho molta cura dei miei capelli e quindi ho voluto inserire qualcosa. E partiamo proprio da quelli. Vi faccio vedere un prodotto che ho scoperto da poco tempo, ma che è diventato il mio prodotto per la vita perché mi trovo benissimo. È Stilista di L'Oréal. Eccolo qui. Io con questo devo dire che mi trovo bene. È perfetto per il mio tipo di capello. Io lo utilizzo dopo la piega, quindi con i capelli asciutti, metto pochissime gocce di prodotto sulle mani e la passo così proprio sui capelli per mantenerli lisci. E devo dire che funziona bene. L'ho anche provato con i capelli bagnati, però comunque con i capelli bagnati poi c'è bisogno di fare una piega dopo averli asciugati col phon, quindi ho visto i risultati fino a un certo punto. Devo dire che per me il risultato migliore è proprio quello dell'utilizzo sui capelli asciutti, quindi questo io lo compro, lo ricompro perché mi piace, è diventato il mio prodotto per la vita. Un altro prodotto per la vita in assoluto è la tinta che io utilizzo sui miei capelli. Se avete visto i miei video dedicati ai capelli, sapete che ho dovuto lottare un po' per riuscire a tornare rossa senza decolorare i capelli, perché poi il problema era quello, io non volevo decolorarli. Quindi mi sono informata, ho fatto una serie di ricerche e ho scoperto la tinta Magic Contrast di L'Oréal. Questa ha la particolarità di prendere, tra virgolette, su una base scura, quindi anche se avete i capelli castano scuro come me, la tinta rossa dovrebbe riuscire comunque a prendere. Io ho i capelli castano scuro come colore e senza decolorarli sono riuscita ad avere il mio rosso, che ovviamente voi vedete poco con queste luci, però è un rosso, insomma, che si vede abbastanza. Devo dire che adesso sono passata a un rosso rame, prima avevo un rosso rosso, quindi un rosso molto molto acceso. Però con le luci artificiali non ve ne siete probabilmente nemmeno resi conto perché non si vede di più alla luce naturale, però insomma si fa quel che si può. Comunque questo è diventato senza dubbio il mio prodotto per la vita, in assoluto, questa tinta Magic Contrast. Adesso passiamo al viso, vi faccio vedere una crema viso Neutrogena, eccola qua, io questa l'ho presa all'Ipercop, quindi è facile da trovare e mi trovo benissimo perché è una crema che riesce a risolvermi un pochino il mio problema di secchezza della pelle. Io ho la pelle molto secca, proprio tanto secca, e quindi ho bisogno di una crema molto molto idratante. Io questa ve la sconsiglio se avete la pelle grassa perché idrata proprio parecchio, però nel mio caso che ho questo problema quasi irrisolvibile di pelle secca è assolutamente perfetto. Sempre di Neutrogena, un altro prodotto per la vita è la crema mani e unghie, questa qui. Questa è la formula non concentrata, quindi è un pochino più facile da utilizzare, unge molto meno, si spalma più facilmente, quindi sicuramente. Io ho tantissime creme mani. Però ho scelto questa perché questa è una crema che mi aveva risolto
in modo eccellente l'arsura. Io avevo un'arsura sulle mani terribile, avevo i tagli sulle mani, mi usciva il sangue, quindi era una cosa veramente a livelli, diciamo, gravi, tra virgolette, perché avevo proprio delle mani spaccate dal freddo e dal vento. E con questa, io ero guarita, le mie mani erano tornate quelle di una persona normale. Quindi sicuramente questa è quella che io sceglierei se potessi utilizzare solo una crema mani in inverno, ovviamente, perché adesso io vi parlo di un problema che avevo e che è stato risolto da questa crema. Se si tratta invece di utilizzare la crema mani, come spesso faccio, soltanto per il piacere di utilizzarla, solo per ammorbidire un po' o per sentire sulle mani una profumazione particolare, allora di là in bagno ne ho altre 10.000, però questa è sicuramente quella che ha avuto un effetto curativo. Si tratta di questa, mani e unghie Neutrogena. Un altro prodotto per la vita è lo struccante Yves Rocher, eccolo qua, ed è bifasico. Questo è uno struccante che va bene per il trucco waterproof, però se volete utilizzarlo anche se il trucco non è waterproof, penso che vada bene lo stesso. Comunque questo è diventato il mio prodotto per la vita perché è l'unico che non mi irrita gli occhi, perché tutti gli altri struccanti, chi più e chi meno, alla lunga poi vanno a irritare l'occhio. Invece questo lo utilizzo da più di 2 anni ormai e non mi irrita gli occhi. Non mi è mai capitato di avere l'occhio irritato dopo aver utilizzato questo. E quindi è diventato il mio prodotto per la vita. Adesso passiamo un pochino al make-up. Vi faccio vedere questo primer di Essence. Questo qui è all'argilla nera e ha un effetto opacizzante. Io questo l'ho scoperto l'anno scorso, se non ricordo male, e continuo ad utilizzarlo perché davvero sulla mia pelle fa un effetto opacizzante, che adesso sicuramente non notate perché ho le luci puntate sul viso, quindi ci sarà un po' di effetto lucido dovuto ai riflessi delle luci. Però senza questa luce puntata davanti io comunque ho la pelle più opaca da quando utilizzo questo e quindi siccome mi sono trovata bene è diventato un mio prodotto per la vita. Altro prodotto per la vita al quale io non posso assolutamente rinunciare è il primer occhi di Kiko. Questo è un primer occhi che io utilizzo ovviamente prima dell'ombretto, che funziona benissimo e che ha quella formula in crema, quindi è un po' come una crema che è beige, però poi una volta che la mettete sull'occhio ovviamente non si nota, quindi rimane semitrasparente e davvero funziona proprio bene. Quindi questo io lo compro e lo ricompro sempre. Poi parlando di make-up, ovviamente ho dovuto selezionare dei prodotti. Diciamo che io utilizzo sempre, che sono i miei prodotti per la vita, ma che fanno un po' la base del trucco in un certo senso, perché se avessi dovuto parlarvi di rossetti, di ombretti, di cose particolari, avrei dovuto tirare praticamente fuori tutto quello che ho, perché sono tutti prodotti con i quali mi trovo bene. Quindi ho scelto qualcosa che comunque fa un po' la base del trucco. Quindi partiamo dalla cipria. La cipria, in questo caso si tratta di una cipria matte di Catrice, che è questa. Il colore è molto chiaro perché io ho la pelle molto chiara, però, in questo caso io vi faccio vedere la cipria che utilizzo al momento, ma mi riferisco più alla cipria come prodotto in generale. Quindi la cipria è sicuramente un prodotto per la vita perché io lo utilizzo come base trucco e non manca mai nel mio make-up. Quindi ogni volta che io mi trucco utilizzo la cipria perché opacizza, perché fa anche un po' da fissante in un certo senso, almeno sul mio viso, sulla mia pelle. E quindi, insomma, è indispensabile per la mia operazione di maquillage. Poi utilizzo sempre la matita occhi, la matita Kajal, quindi quella che si dà all'interno dell'occhio, e utilizzo sempre questa qui che vi faccio vedere, che è Miss Broadway come marca. Ora vedete poco perché la utilizzo sempre, quindi la sto consumando. È una matita nera semplicissima. Che trovate al supermercato Basco, perché la marca Miss Broadway si trova lì, almeno io l'ho sempre trovata lì. E
E vi cito questa e non altre matite perché questa, nonostante la lacrimazione dell'occhio, nonostante magari il fatto che la matita Kajal tenda a durare un pochino meno, questa diciamo che resiste abbastanza. Quindi la metto al mattino e dopo un bel po' di ore comunque ho ancora la linea nera sull'occhio. Invece le altre matite io le mettevo e dopo 10 minuti non c'era più niente, quindi vi cito questa perché su di me ha una buona tenuta. Poi un altro prodotto per la vita al quale io non rinuncio assolutamente è il mascara di L'Oréal. Io ne ho provati altri, ma alla fine vado sempre su L'Oréal perché è l'unico mascara col quale davvero mi trovo bene. Non importa tanto quale tipo di mascara L'Oréal, l'importante è che la marca sia quella e che sia waterproof, non perché io vada a nuotare in piscina, perché io non so nemmeno nuotare, quindi non me ne frega niente, però perché il mascara waterproof non cola, non si sbava, se piove vi prendete una goccia d'acqua, magari sul viso rimane tutto al suo posto. E quindi io preferisco utilizzare questa formula waterproof. Adesso io vi faccio vedere questa che è Baby Roll di L'Oréal Waterproof. Mi trovo bene, ma devo dire che mi trovo bene anche con altri tipi di mascara L'Oréal che siano waterproof, ovviamente. Ne ho provati anche altri. Adesso in questo momento ho questo in casa, sto utilizzando questo e quindi ve lo mostro. Però comunque è un prodotto per la vita. E poi l'ultimo prodotto per la vita è un correttore da mettere ovviamente sotto gli occhi, da mettere magari sopra qualche piccolo brufolino che vi può spuntare sul viso e è indispensabile per il make-up perché il correttore comunque secondo me dà un aspetto finale migliore. In questo caso vi faccio vedere un correttore di Vrochè perché volevo provarlo. Questo è il colore, è abbastanza chiaro, ma neanche troppo, ma come correttori io ne ho utilizzati veramente di tantissime marche, quindi più che altro parlo del correttore proprio come tipologia di prodotto, che sicuramente è un prodotto per la vita. Poi, come vi dicevo, ce ne sono tantissimi altri, veramente tantissimi, ma ho voluto selezionare quelli un pochino più di base, quelli che comunque in qualche modo sono per me un pochino insostituibili, perché poi, ad esempio, i rossetti a me piace cambiarli, mi piace provarne di nuovi, quindi non ne ho uno al quale sono davvero affezionata. Stessa cosa per gli ombretti. Stessa cosa anche per il fondotinta, io non utilizzo mai lo stesso fondotinta, mi piace provarne diversi e quindi non ci sono prodotti per la vita in quel senso, però questi che invece vi ho fatto vedere sono quelli ai quali diciamo sono più affezionata e che quindi me li porto con me nella mia vita. Fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri prodotti per la vita, vi ricordo anche di andare a vedere i video delle altre ragazze, di iscrivervi al canale. Se ancora non l'avete fatto, mettete un like se il video vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.